Inizio a separare i tuorli dagli albumi. Aggiungo lo zucchero ai tuorli, poi attivo lo sbattitore e sbatto molto bene per diversi minuti finché non diventano bianchi e spumosi. Intanto imburro la teglia. Per fare più velocemente accendo il gas solo per un secondo. Basta così, il burro si spalma molto facilmente. Finito di spalmare il burro, spolverizzo con la farina. Qui la teglia è pronta. Dopo 5 minuti abbondanti, i tuorli sono pronti. Inizio ad aggiungere la farina. Un cucchiaio alla volta. Finito di aggiungere la farina, continuo a mescolare ancora per qualche minuto. Nel frattempo vado a sbattere gli albumi. Inizio a sbattere gli albumi, devono essere montati a neve fermissima. Gli albumi sono pronti, ora li vado ad unire all'impasto con i tuorli. Questo è l'impasto di tuorli con lo zucchero. Ora inizio a mettere gli albumi e giro con un cucchiaio di legno dal basso verso l'alto delicatamente per non far smontare gli albumi. Aggiungiamo gli albumi, mescolo dal basso verso l'alto, delicatamente, fino a che gli albumi non sono completamente assorbiti. Ecco l'impasto ben amalgamato, ora lo metto nella teglia. Cercare di metterlo il più uniforme possibile perché altrimenti non cresce nella stessa maniera. Nel frattempo avevo già acceso il forno a 180 gradi. Il forno deve essere caldo prima di infornare il dolce. Ho cercato di livellarlo il più possibile, ora lo inforno a 180 gradi per 20 minuti. Nel frattempo che il rotolo cuoce, preparo un canovaccio per dove poi andrà steso il rotolo, cosparso di zucchero a velo. Si può fare anche con un canovaccio bagnato e strizzato tantissimo, ma io preferisco lo zucchero perché così la pasta non si inumidisce. Ecco il rotolo cotto, quindi lo rovescio sul canovaccio. Quindi si inizia a stendere la Nutella, cercando di lasciare liberi i bordi almeno 1 cm e lasciare 2-3 cm dal fondo, altrimenti poi quando si arrotola fuoriesce. Il tutto ovviamente va fatto finché il rotolo è caldo, altrimenti poi non si arrotola più. Quindi con l'aiuto del canovaccio inizio ad arrotolare, cercando di mettere il primo ben stretto, il primo giro, aiutandosi in questo modo con il canovaccio. Cercare di tenere sotto la chiusura in modo che così si raffredda e non si apre. Faccio raffreddare qualche minuto così, poi tolgo il panno.
Ora si è raffreddato, lo prendo, lo metto nel vassoio e taglio la prima fetta. Ed ecco il nostro rotolo.